Come da pronostico, la Fermana conquista l'intera posta al Rubens Fadini al cospetto di un Giulianova virtualmente, ma non ancora matematicamente, in eccellenza. Match scontato con i ragazzi di Dragone che hanno messo in campo la solita generosità, che non è però bastata al cospetto dei marchigiani ancora in lotta per i playoff e ovviamente molto motivati. La gara si gioca in uno stadio praticamente deserto e con una cinquantina di sostenitori ospiti, al seguito dell'11 marchigiano. I giallorossi dimostrano però di non essere rassegnati e in campo danno quantomeno battaglia al cospetto di una Fermana tecnicamente superiore. Il calo nella ripresa della formazione di casa sarà però determinante. Al decimo la prima emozione di marca ospite con un tiro dai 25 metri di Molinari che chiama Ursini alla respinta. La risposta locale arriva al quindicesimo con un bel colpo di tacco sotto misura in area ad opera di Di Pasquale su punizione battuta da De Cerchio. La gara è tutto sommato piacevole con i 22 in campo che non si risparmiano nonostante il primo vero caldo della stagione. Al 25esimo De Cerchio prende la mira dai 20 metri mettendo però a lato. Dopo una fase di stanca al 33esimo si rivede la squadra gialloblu ancora con Molinari che mette i brividi ad Ursini. Poi più nulla e squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Nella ripresa al secondo ospiti subito pericolosi con Valdés che si divora a porta vuota in scivolata il vantaggio. Al quarto dopo un batti e ribatti in area giuliese Misin di testa a chiamare Ursini al miracolo. Passa un minuto e ancora in area giallorossa Molinari riesce solo a spizzicare di testa con Bossa che poi manca l'appuntamento con il pallone. La squadra di destro sembra crederci di più e inizia a spingere con maggiore convinzione. Così puntuale al nono arriva il vantaggio con Molinari, il migliore dei suoi, che su cross di Russo mette di testa alle spalle dell'incolpevole Ursini. I giallorossi, a corto di fiato, rischiano di crollare visto che al 18esimo è il neo entrato Peronullo a chiamare al salvataggio Ursini e poi un minuto dopo invece Russo di testa a colpire in pieno la traversa. Il raddoppio marchigiano è nell'aria e arriva al 21esimo con un'autorete di Marzucco che su cross di Otti nel tentativo di liberare mette la palla nella sua porta. Gara non del tutto conclusa visto che i giallorossi accorciano con Mastrilli che al 27esimo di testa mette alle spalle di Okzak su cross di Pellecchia. Prendono coraggio i cuori giuliesi sugli spalti anche se al 36esimo è Peronullo a mancare di un soffio il tris ospite prima del mesto finale che vede al 40esimo una respinta di Ursini su tiro violento dalla distanza di Peronullo che poi al 41esimo ci riprova su punizione trovando ancora la respinta del portiere giuliese. Il triplice fischio finale di Rainone di Nola mette fine a Giulianova Fano e di fatto alla sfortunata stagione dei giallorossi e ora l'obiettivo resta quello di chiudere degnamente una stagione da dimenticare, anche se fra i tifosi a tenere banco è la questione riguardante la possibile fusione con il San Nicolò.